Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come installare Grafino S su un telefono Google Pixel. Essenzialmente andremo a cambiare il sistema operativo di fabbrica con un sistema operativo Android, quindi sempre Android ma che rispetta di più la privacy, perché normalmente sui telefoni Android ci sono i servizi Google che servono a far funzionare diverse funzionalità per app anche non di Google, e il problema è che questi sono servizi proprietari che quindi girano con privilegi elevati, perciò possono per esempio accedere ai sensori, possono accedere ai microfoni, in qualunque momento possono, anzi è documentato anche da notizie abbastanza recenti che essenzialmente questi servizi Google vi spiano. Spiegherò questo argomento poi più in dettaglio in una presentazione che ho intenzione di dare al Linux Day di quest'anno. Quindi in questo video vedremo come installare Grafino S, che è un sistema operativo alternativo basato su Android, sui telefoni Google Pixel, più specificamente su questo Pixel 6. Quindi ciò che ci serve è appunto un Google Pixel che sia supportato effettivamente da Grafino S. Secondo settembre 2024, quindi il mese in cui sto registrando questo video, Grafino S supporta i Pixel dal 6 in poi, però supporta anche il 4, il 5 e il 5A con il programma di supporto esteso, visto che non ricevono più aggiornamenti ufficiali del bootloader o del firmware. Poi il telefono dovrà essere aggiornato, deve essere senza blocco operatore. Poi ci servirà anche un cavo dati di buona qualità, come quello là che viene incluso con i telefoni Pixel. Poi ci serve anche un computer o un telefono con un sistema operativo e un browser che sono supportati da Grafino S ed aggiornati. Poi servirebbero almeno 2 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione. Poi se in questo caso è un telefono che ho preso usato, quindi è già pulito, proprio resettato di fabbrica. Nel caso vogliate fare questa cosa su un telefono che già è vostro, quindi già avete già la vostra roba, fate assolutamente un backup di tutto ciò che vi interessa salvare, visto che cambiare sistema operativo richiede, proprio come su un PC, essenzialmente riformattare tutta la memoria interna, quindi anche i dati dell'utente. Quindi noi useremo questo Pixel 6, che andrà bene, anche se appunto è in fondo alla lista dei dispositivi supportati, quindi vuol dire che non sarà più supportato a breve, ma comunque sia, anche con il supporto esteso sarà comunque utilizzabile, e anche se Grafino S smette di supportarlo completamente, ci sono comunque altre versioni di Android alternative che si possono installare qua. Grafino S consiglia perlomeno il Pixel 6a o uno di settima generazione, però specialmente quelli di ottava generazione che hanno 7 anni di supporto ufficiale, quindi Grafino S li potrà supportare per più tempo. Per cominciare ci serve il nostro computer o il telefono dal quale si vuole fare l'installazione, quindi apriamo il browser, andiamo su grafinos.org e facciamo clic su Install Grafino S. Poi qui su questa pagina facciamo clic sul link che dice Web USB Based Installer. Quindi questa è la pagina del web installer, per cui l'installazione sarà per lo più automatizzata cliccando un paio di bottoni sulla pagina, rendendo il tutto molto semplice, specialmente a confronto con altre ROM di Android. Qui in questa pagina c'è anche la lista di tutti i sistemi operativi supportati, o almeno quelli sul quale hanno fatto test ufficiali, e ad anche i browser. Ci sono anche diverse accortezze se state usando Windows o se state usando Linux. La prima fase è attivare lo sblocco OEM, quindi dobbiamo andare nelle impostazioni, scendiamo fino in fondo a informazioni sullo smartphone e scendiamo tutto in fondo dove dice numero build, e dobbiamo premere numero build diverse volte finché non dice ora sia uno sviluppatore. Quindi torniamo indietro, sistema, opzioni sviluppatore. Ora qui scendiamo un po' finché non troviamo sblocco OEM, quindi dobbiamo abilitare questo interruttore. Se il telefono l'avete acceso per la prima volta può essere che è disabilitato, quindi dovrete collegare prima il telefono ad internet per validare che sia, diciamo, adatto allo sblocco OEM. Quindi lo premiamo, qua ci chiede di confermare, facciamo attiva, e potrebbe chiedervi anche il PIN se ce l'avete. Poi una piccola accortezza: se avete un Pixel 6a potrebbe non essere possibile fare lo sblocco OEM, a meno che non fate un reset di fabbrica e ad aggiornate ad un software, diciamo, più nuovo di giugno 2022. Adesso dobbiamo riavviare il telefono nell'interfaccia del bootloader, quindi lo andiamo a riavviare mentre teniamo premuto volume giù adesso. Ok, quindi quando compare questa schermata si lascia il tasto del volume ed è arrivato il momento di collegare il telefono al computer. Adesso sul computer facciamo clic su Unlock Bootloader in questa sezione,
comparirà questa finestrella che ci chiede quale telefono si vuole collegare alla pagina, quindi noi lo selezioniamo e facciamo connetti. Ok, adesso sul telefono compare questa schermata che ci chiede se vogliamo sbloccare il bootloader. Noi premiamo uno dei tasti del volume per cambiare la selezione a Unlock the Bootloader e premiamo il tasto Power per confermare. Ecco, adesso dice che il bootloader è sbloccato. Se state su Windows potrebbe essere necessario installare tramite Windows Update dei driver oppure manualmente. Poi su Linux invece potrebbero essere necessarie delle regole UDEV particolari che sono comunque documentate su web installer di GrafinOS. Ok, adesso sul browser andiamo giù su Obtaining Factory Images e facciamo Download Release. Ok, aspettiamo che scarica. Quindi essenzialmente sta scaricando le immagini del sistema operativo per questo telefono. Ok, adesso ha finito, dice downloaded, reall, install, eccetera, eccetera, quindi possiamo passare alla fase dopo, che è quella più importante, flashing factory images. Quindi facciamo clic su flash release e non tocchiamo assolutamente il telefono finché non sarà finito il processo di flashing. Poi se stiamo effettuando l'installazione da un telefono invece che da un computer, potrebbe essere necessario ricollegare il telefono alla pagina web, per cui comparirà tipo un tasto che dice Reconnect Device dopo ogni volta che si avvia, per cui dovremmo riselezionare nella finestrella il telefono. Quindi facciamo clic su Flash Release e non tocchiamo il telefono. Ho imparato una cosa molto brutta, ossia che bisogna leggere sempre tutto quanto. Infatti, affanculo al surriscaldamento del telefono. Infatti stavo sbagliando perché stavo facendo questa procedura con la modalità incognito e quindi non poteva funzionare. Adesso speriamo che con la modalità normale, non incognito, funziona il flashing. Sta andando. Ripeto, non tocchiamo il telefono durante questa fase. Ok, il flashing è completato, quindi adesso possiamo andare all'ultimo step, lock the bootloader. Facciamo clic qua. Ok, adesso qui sul telefono ci chiederà come all'inizio, aspetta che non mette a fuoco sto schifo di telefono. Quindi adesso ci chiederà come la prima volta di sbloccare bootloader, invece lo dobbiamo bloccare, quindi premiamo un tasto del volume per cambiare la selezione a lock the bootloader e premiamo power per confermare. Quindi ora comparirà una scritta verde che dice locked. Esatto. Quindi adesso possiamo premere Start per poter avviare finalmente il telefono con GrafinOS. Ok, all'avvio ogni volta darà questo messaggio: il tuo dispositivo sta caricando un sistema operativo diverso, poi compare il logo di Google e poi, se tutto è andato bene, esatto, il logo di GrafinOS. Quindi adesso si avvierà, anzi possiamo anche scollegarlo dal computer. Mamma che calore. Complimenti ai SOC parzialmente fatti da Samsung. Ecco qua il setup, quindi scegliamo la lingua, adesso è tipo molto simile a qualsiasi telefono Android, con la differenza che non ci sono gli step specifici di Google, ovviamente. Quindi ora del wifi non me ne frega, lo collego poi. Dati ora sono corretti. Servizi di locazione va bene. Poi imposta un PIN non ci interessa per ora. Qua è possibile recuperare un backup da un'altra installazione di GrafinOS oppure da un altro telefono che utilizza come si chiama il sistema di backup, quello di Lineage OS, come si chiama? Seed Vault. Ma noi non ce l'abbiamo, quindi possiamo saltare. Possiamo provare le gesture, ma io già le so usare, quindi non mi interessa. Ok, ah, questa non la sapevo, che ti chiede già di disabilitare lo sblocco OM direttamente da qua, il che è utile perché altrimenti l'avrei dovuto fare manualmente, quindi riattivando le opzioni sviluppatore. Quindi bene, bene, lasciamo questo qua abilitato, facciamo start. E ecco qua, il telefono è pronto, GrafinOS è ora installato. Adesso facciamo un passo opzionale, ossia la verifica, giusto per controllare che sia stato installato tutto quanto correttamente, cioè per assicurarsi che non sia stato manomesso niente durante la procedura. Il che è utile se sei un giornalista o insomma qualcuno molto a rischio. Ci serve l'applicazione Auditor, che è questa qui, e ci serve la stessa applicazione anche su un altro telefono. Io qua ho il mio telefono principale con GrafinOS con Pixel 6a, quindi ce l'ho già pronto. Se state usando un altro telefono, la si può scaricare da Play Store oppure da GitHub, dal sito attestation.app/tutorial, dove c'è anche la procedura guidata per fare questa cosa. Tra l'altro su entrambi i telefoni è necessario perlomeno Android 12. Quindi su questo telefono premiamo il tasto che dice AUDIT, perché è il telefono che dovrà essere verificato. Sì, autorizziamo.
sull'altro invece facciamo Auditor, che è il secondo pulsante. Quindi ora qua c'è un QR, lo inquadriamo. Una volta fatto facciamo clic qua, o meglio premiamo qua, ed ecco fatto. Ok, adesso compare in arancione perché è la prima volta che faccio la verifica, quindi adesso ripetiamo la verifica giusto per essere sicuri. Quindi Auditee, Auditor, premiamo, e ora dovrebbe uscire verde, se la luce per favore. Ok, adesso è verde, quindi se è verde vuol dire che è tutto a posto. Se esce rosso invece sarebbe il caso forse di reinstallare tutto, perché ma diciamo che è un evento abbastanza raro. E niente, essenzialmente questo è, quindi il telefono è pronto, ora è sgooglato. Ironicamente i Pixel sono i telefoni più facili da sgooglare, perché non ti mettono paletti bloccando il bootloader o cose del genere. E comunque sia, si possono anche installare una versione diciamo più limitata dei servizi Google per poter far funzionare le applicazioni che le richiedono, anche le applicazioni non Google. E questo sarà, diciamo, oggetto del prossimo video che farò su, a riguardo, su questa guida. Abbiamo finito, il telefono è ora libero dallo schifo di Google, e quindi nel prossimo video vedremo come fare diverse cose, quindi i primi passi, le prime impostazioni da cambiare, le prime cose da installare come F-Droid e i servizi Google sandboxati per ottenere comunque buona compatibilità. Quindi grazie per aver guardato questo video e ci vediamo alla prossima.